Baiano. No, si fida più della sua. Notte di San Lorenzo. Stelle cadenti soffrono la galassia, catturano i nostri desideri e li portano via nella scia luminosa. Stasera non voglio guardare il cielo, non voglio contare le stelle, non voglio affidare i miei sogni ad un lampo di luce. Voglio invece guardare la gente negli occhi, voglio leggere l'amore nei cuori, voglio prendere una tavolozza e dipingere su una tela il mondo con i colori della pace. Chiudo gli occhi nella notte di San Lorenzo e finalmente vedo acqua nel deserto e un bimbo che mangia il suo pane. Aquiloni colorati legati ad un filo spinti dal vento del Sahara. Vedo eserciti di uomini in cerca del futuro oltre i confini di terre maledette, stuprati nella loro dignità. Vedo case vuote nel mio paese e migrazioni verso il futuro. Vedo le lacrime dei vecchi per i figli che vanno via coi figli. Stasera non voglio contare le stelle cadenti. Voglio invece pregare il buon Dio e affidare a lui il nostro destino. Vorrei credere che le scie luminose siano la sua luce contro l'odio che sta dividendo l'umanità. All'improvviso apro gli occhi. Una stella cadente si ferma lassù nel cielo al timone dell'Orsa Minore. Non ci sarà un altro Noè con la sua arca. Sì, ora posso contare anch'io nella notte di San Lorenzo le stelle cadenti coi messaggi divini. Non ci sarà un altro Noè con la sua arca. Del premio letterario di Casa di Pitta che deve consegnare il premio. Poi, questi poeti ricevono premi un po' dappertutto, non hanno la possibilità di andare, non hanno il dono dell'ubiquità. Quindi noi ne approfittiamo, succede questo, questa sera, perché poi qua siamo ospitali, glielo consegniamo, prego. Giusto un commento, velocissimo. Ma devo dire che la poesia Mondella è veramente, è stata veramente molto bella. Devo dire che è il quinto classificato a Casa degli Italiani. Devo dire che delle tante poesie che sono arrivate, quest'anno c'è stato veramente un sacco di grosso spessore culturale rispetto agli anni precedenti. Grazie. Stavo dicendo,